Dottor Buffa, sul piano della logistica, il carbone neutrale come può aiutare? Allora, il concetto è questo. Bisogna tentare di arrivare il più possibile alla cosiddetta carbon neutrality. Come possiamo fare? Abbiamo parlato di elettricità, abbiamo parlato di idrogeno, abbiamo parlato di biometano. Provo a essere sintetico, però a provare a spiegare le differenze. Elettrificare il settore del pesante, seppur noi ci stiamo provando, così come tutti i costruttori, quindi il settore intero ci sta provando, però è molto difficile, perché noi ci riferiamo molto spesso all'elettrificazione riferendoci a quello che sta succedendo nel settore passenger cars, ma sono due mondi profondamente diversi, perché di fatto, se noi ci pensiamo, una macchina per il 95% del tempo sta ferma, parcheggiata, in media. Il carico medio è 1,3 passeggeri a veicolo. Un veicolo commerciale, industriale, pesante, se sta fermo non guadagna, quindi gira sempre, il più possibile del tempo. Più gira, più ovviamente porta profitti all'azienda. Il carico è estremamente variabile, che va per dire dalle 6-8 l'equivalenza del peso di un veicolo è equivalente a 6-8 vetture quando il veicolo è scarico, fino a 20, oltre le 20 quando il veicolo è carico, quindi un carico estremamente variabile. Questo fa sì che nell'elettrificazione ci siano delle difficoltà intrinseche enormi in realtà. Noi, fare il veicolo elettrico è la parte forse più facile, però il problema poi ci si scontra con la parte della elettrificazione della rete e delle infrastrutture di ricarica, cioè ricaricare un mezzo pesante con una ricarica rapida, che può essere anche di 2 ore, quindi rapida ma fino a un certo punto, richiede potenze di 300-350 kW, vuol dire staccare un condominio di 100 appartamenti e attaccare un veicolo pesante per ricaricarlo in 2 ore. Moltiplichiamo un veicolo per l'esigenza di una flotta di 50-100 mezzi, abbiamo capito qual è la difficoltà. Qui interviene l'idrogeno. Assorbiamo l'energia di un'intera città. Spegniamo la città, ricarichiamo la flotta di autotrasporto. Quindi è difficilissimo in questo momento, è uno dei vincoli più forti. Per quanto riguarda l'idrogeno, lì si risolvono un po' di aspetti legati sia all'autonomia del mezzo che ai tempi di ricarica, che diventano dei tempi di rifornimento e quindi sono compatibili, diciamo, con quelli che sono il diesel. Però di fatto, ve l'abbiamo detto anche prima, dobbiamo produrlo l'idrogeno, perché l'idrogeno è un vettore energetico, anche perché nell'idea di, per esempio, i veicoli a idrogeno, a celle a combustibili, vuol dire che l'idrogeno viene utilizzato per immagazzinare energia all'interno del mezzo e poi viene convertita in elettricità per dare il moto alle ruote. E quindi bisogna produrre l'idrogeno. E anche lì bisogna creare le infrastrutture, bisogna investire in mezzi e ovviamente i mezzi hanno un costo in questo momento decisamente importante, poi si spera che con l'economia di scala possano migliorare. Quindi è una prospettiva molto valida, probabilmente di medio termine, medio-lungo termine. Abbiamo la terza opportunità, che è quella delle rinnovabili, derivante da biometano o diesel HVO. Allora, il diesel HVO ha un grandissimo vantaggio della riduzione della CO2, ha lo svantaggio di avere comunque delle emissioni di inquinanti, cioè di particolato e di NO2, cosa che invece con il metano abbatti. Allora a quel punto, torniamo un attimo indietro, andiamo al biometano, prodotto, come si diceva giustamente, o da rifiuti o da sottoprodotti della produzione agricola, quindi non da prodotti della produzione agricola, quindi i campi vengono utilizzati per essere coltivati per l'alimentazione umana, ma i sottoprodotti, gli scarti, il liquame, così come il liquame degli allevamenti, può essere utilizzato per produrre biometano. Cioè non togliamo nulla all'alimentazione. Esatto, non tocchiamo l'alimentazione, si parla di biometano avanzato. E allora questa qui è una realtà che oggi non prevede investimenti ulteriori, abbiamo le stazioni che sono sviluppate, che abbiamo sentito prima. Abbiamo invece come compito quello di produrne il più possibile, ma è possibile all'interno del sistema paese, incentivare l'utilizzo anche da parte degli autotrasportatori affinché diventi veramente un carburante sostenibile da entrambi i punti di vista. E quindi secondo me quello lì è la vera chiave.